Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. In generale, quindi staff medico, preparatori atletici e coaching staff stanno lavorando per renderlo disponibile per la prima giornata di Eurolega, quindi per la partita con lo Žalgiris di giovedì prossimo. Detto questo, possiamo iniziare con le domande. Prima volta fuori da Belgrado, dalla Stella Rossa, perché Bologna? Come nasce questa trattativa? When I heard that Bologna wants to sign me, I was so excited because it's a pleasure to be a part of the team like Virtus and to be in this city around these people. Like I said many times before, I already feel the love of the fans, of the people around the club, so it's nice to be here. Sì, quando ho sentito l'interesse per la Virtus ero subito contento e felice perché sapevo che tipo di club è la Virtus. È un onore per me giocare in questo tipo di squadra, e ho sentito fin da subito, come anche detto in precedenza, ho sentito fin da subito già il calore e il supporto dei tifosi, e quindi sono molto contento e soddisfatto di essere qui. Many Serbian wrote pages of history in this club. Have you heard from some of them? Are you ready to be in that league? Of course, Miloš and Stefan Marković are my friends, so I spoke with them about the club, about the city, and they said many good and nice things about all the people here, all about the club. So I would like to go to do like they did here, to win as much trophies as I can. I'll give 100% for that, and I hope that will be enough. Miloš Teodosic e Stefan Marković sono miei amici, ci conosciamo, e mi hanno subito parlato del club, della Virtus, ma anche della città, dei tifosi, delle persone che possono incontrare qui a Bologna, e quindi sapevo già un po' la loro storia qui. Io sono pronto a dare il 100% per provare a vincere il più alto numero di trofei possibile, e sicuro appunto di mettere in campo sempre quello che il massimo che posso dare. In base alla sua esperienza di Eurolega, che clima vede, che prospettive ci sono secondo lui in questa squadra? Goals about your league for this team. For sure, we have to show that we can play with everybody, we can compete with every team in the Euroleague this season. We have quality, we just have to prove that on the court, and I think we will. We have good chemistry in the team, and if we play 100% and if we play like we played on the Super Cup and like we play on the practice, I think we can reach the final eight. That's the first goal, and after that we'll see. Sì, sicuramente bisogna competere in Eurolega contro qualsiasi tipo di squadra. Quello che vedo adesso, in base appunto a quello che chiede l'Eurolega, è un'ottima chimica di squadra da parte dei miei compagni. L'obiettivo è sicuramente quello di competere, di fare bene, e ovviamente l'obiettivo può essere quello di entrare nei playoff, poi vedremo cosa succederà. Who was your idol or the player you were inspired by? Honestly, I don't have the idol, but there's a lot of, let's say, players who I like to watch, even now and even in the past. A lot of Serbians, some of them I already played, so not idol, but I like a lot of players. Non ho un idolo ben preciso, sicuramente molti giocatori ai quali mi sono ispirato, alcuni che non giocano più, altri che stanno ancora giocando, e quindi sicuramente mi sono ispirato a vari giocatori, soprattutto ovviamente giocatori serbi, quindi sì, in linea di massima non ho idoli, ma sicuramente giocatori che ho apprezzato e dai quali ho cercato di ispirarmi. Come è rimasto impressionato dalla squadra in Supercoppa e cosa può portare lui in questo sistema? Il feeling about Supercup, win Supercup, the team, the chemistry, and what do you
show individual for the chemistry of the team. For sure, it was a great performance both games against Milano and against Brescia. We did a really good job. As you can see, to beat Brescia in final, 30 plus points, it's not just thing of quality, it's thing of chemistry also, and we have a really good chemistry and between players and with the coaching staff, with the head coach, so I think that's the maybe important than just quality. Sì, sicuramente sono state due grandissime partite, sia quella contro Milano che quella contro Brescia, è stata una bellissima vittoria per la Supercoppa, soprattutto una partita contro Brescia, vincere di oltre 30 punti significa non solo che c'è qualità in questa squadra, ma c'è anche già una buona chimica, come ha detto prima, non solo tra i giocatori ma anche tra i giocatori e lo staff, e questo è stato evidenziato dalla vittoria poi in finale contro Brescia, che appunto è arrivata in maniera larga proprio per questo motivo. Do you have any particular hobby, passion when you are not in the gym practicing or something? Yes, I have. I like to watch football, Italian, English, all of it. Fans of? Fans of Manchester United. Sì, mi piace guardare il calcio italiano, il calcio serbo, appunto sono tifoso del Manchester United. Il mondiale è stato uno step ulteriore della sua carriera? World Cup was for you another step for your career, or another important step for your career? For sure, that was my first tournament with the national team, and first tournament and first medal of course, and it was a great challenge and great stage to prove myself, and I think we did a really great job. We were underdogs on that tournament, and we played really good through the whole tournament and won the medal. I think we deserved it, and I'm so happy about it. Sicuramente è stato uno step importante della mia carriera, era la mia prima partecipazione alla competizione con la nazionale e ovviamente la mia prima medaglia, e abbiamo giocato molto bene, sicuramente ci presentavamo al mondiale non da squadra favorita ma quasi da underdog, però siamo arrivati fino in fondo, ovviamente siamo molto contenti indipendentemente dal passo alla finale di aver raggiunto comunque la medaglia d'argento, sicuramente una cosa che ci ricorderemo e ci farà onore per sempre. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.